come sono, tu dici nel fango, gli animali vivono nel fango, anche gli uomini. Sì, no, li ho ripresi aspettandoli un taglio di luce particolare che succedeva, in quel taglio di luce c'era solo per un quarto d'ora nei mesi invernali, al di là c'era della vegetazione del bosco molto buia, ed io sto esponendo di 3 diaframmi, anche 4 diaframmi, praticamente sembravano delle foto fatte in studio, capito? Dove il bianco dell'oca risaltava sul fondo nero, praticamente e poi nero. Ha fatto una sequenza per cui c'erano le oche in movimento. Allora, anche se il soggetto, quello che Fred Astaire, le oche che ballavano, esatto, quello che volevo farti dire, che pur essendo nulla il soggetto, quindi non è che bisogna andare in Siria necessariamente, no? Per fare delle cose interessanti. Su poi quello ho visto il secondo premio per la foto d'arte, esatto, a Parigi, fatto a Mortara. Ma soprattutto le ha vendute, sì. Perché poi i premi sono, certo che fanno piacere, le medagliette fanno piacere, ma i quattrini di più. A Milano la galleria Alidem, che è una galleria molto importante, vedete, ne sono 4 o 5 in grandissimo formato. Sono state acquisite, pagate, non sono lì, sono proprio state acquisite. Ma le hai messe poi su internet? No, a Londra. Le hai messe prima su internet addirittura, sì. Le ha vendute subito. Sì, ah, no, racconta sta roba. Sì, l'ho venduta anche a un architetto. Sono volate anche a un con due oche di questo. E quanto tali volano? Quindi mi hanno dato tante soddisfazioni, come mi hanno dato tante soddisfazioni. Le oche danno un sacco, no? Di soddisfazioni. Io qui adesso ho portato 2 copie del mio libro in 3G per 2 amici fotografi qua presenti. Quel libro lì in 3G, se lo vedete, è un altro, non c'entra niente con questo lavoro sociale. È un'altra storia, insomma, no? Beh, in fondo un fotografo è un fotografo. Poi non è fotografo di qualche cosa, di qualcos'altro, anche se ci sono ovviamente i fotografi specializzati in qualche cosa, ci mancherebbe altro. Sì, però un fotografo è, lo sapete perché siamo tutti, se no non saremmo qua, è uno che può fare davvero tutto, poi sceglie alcune cose invece che altre. Lui non è che sceglie, fa di tutto da no, sé. Poi e hai questa anche capacità di cogliere l'attimo. La prima foto che abbiamo visto, non diciamo quanti anni fa, che mi viene tristezza, era la foto scattata in India di un bambino che si tuffava, ma lui l'aveva colto in quel momento in cui l'acqua stava per aprirsi. C'era le gambe tutto su, era, e poi, era solo la testa. Esatto. Allora poi le macchine di un tempo non erano così performanti come quelle di oggi, né avevano un motore dentro. No, una volta se tu tornavi da Meridiani o Epoca o Gente Viaggi e avevi detto ma vado a fare questo lavoro qua, va bene, ok, te lo prendiamo, lo pubblichiamo. Il patema d'animo non vi dico, perché tu consegnavi 30 articoli, se avevi cannato il lavoro. Ma tu sei così comunque di carattere che sei, quindi questo è un altro discorso. No? E quindi certo, quanto ecco, c'era l'analogico. Ecco, hai cannato qualche lavoro, racconta. Che è successo di cannare qualche lavoro? Cattiveria. Questa è cattiva, che in genere non la racconta. No, che ho cannato. O che non ti ha soddisfatto come volevi, che non corrispondeva a quello che... Ah no, c'è un lavoro che ha cannato, sì, l'ho lasciato lì a metà. Beh, sono 2, quello delle favela che mi ha creato dei problemi enormi interni, che l'ho abbandonato, non l'ho finito. Al punto che ho visto un bambino raccogliere pelli di banane nella fogna, mettersele in bocca e succhiarle nella fogna. Io non ho scattato e sono sclerato e non c'è dubbio. Altra cosa che non ho finito è che ho fatto da schifo un lavoro per il governo indiano che mi avevano dato dei paletti, perché devono essere delle cose pubblicitarie così. Io il fatto che quando mi danno dei paletti, io se mi danno dei paletti io mi smonto in. E alla fine quando l'ho visto ho detto. Che fa cagare. Ma loro che cosa hanno detto? Loro erano contenti magari. No, loro hanno detto niente, ha fatto anche le. Però erano tutti in pose. A me non è piaciuto affatto. Allora mi dici quanti lavori hai fatto? Grosso modo, eh?
Quanti lavori ha fatto? Ho pubblicato oltre 200 e ho avuto 25 copertine. Quindi due, uno non l'ha finito, l'altro erano soddisfatti soltanto lui, e quindi 198 li teniamo buoni. No, poi lavoro sui dog band in India, non ho finito, sono fatto tre foto, ho abbandonato, spaccano gli arti ai bambini per farli. E lì avevo la chiave. Io direi che ho bucato qualche lavoro da WordPress Photo perché non ho. Come cazzo fai a fotografare quello? Cioè non riesci, non so, cioè li prendi un martello, li ammazzi. Sì, ma non è che hai sbagliato un lavoro, che certe cose non si fanno, non si riesce a farlo, capisco. Io penso che, cioè vi racconto questo, il mio lavoro Dammi la mano, che a Roberto Muti è piaciuto molto, che racconta dei malati terminali, io le due foto più, dire belle è brutto, ma è realtà. Forse le due foto più non ho scattate. Ho convinto uno di questi malati terminali che è appassionato di fotografia a prendere la macchina, perché questo lavoro qui, la difficoltà era che non ero in un ospedale, ero a casa loro. Quindi già è difficile fotografare dei malati terminali in un ospedale. Voi immaginate a casa loro. Con moglie, figli, ancora molto più, prima entrava uno psicologo, è un lavoro che non volevo fare, l'ho fatto solo perché il presidente è un giornalista, mi ha detto Graziano, io ti conosco, sto lavoro qui, o lo fai te o non lo faccio, non lo faccio perché non voglio il fotografo che va là col 18 mm per fare il figo, a me io non lo volevo fare dicendomi così, lo fai tu, non lo faccio fare da nessuno, mi ha preso un po' sull'ego e l'ho fatto. Questo signore qui non fotografava da 2 anni, è appassionato di fotografia, ed io dopo aver visto 7000 sue foto in 3 giorni l'ho convinto, quanto veniva l'infermiere e il medico a casa sua, si chiama Associazione Linus Artori, la cosa bella che ti vengono a casa tua anche a Natale, a Capodanno, infermiere a casa tua proprio. Poi è successa una cosa non tanto bella per me e mia moglie, perché purtroppo dopo aver detto di sì si è malata la mamma di mia moglie e sono venuti anche da noi, e una delle foto più forti che ho è la mamma, è mia suocera, l'ho convinto a fotografare, ha detto ok, domani viene il tuo infermiere, il tuo dottore, non faccio io fotografo, fai te, poi uso le tue foto. E lui ha preso in mano la macchina e io fotografavo lui che lui fotografava, e ho visto una felicità incredibile in quelle ore lì, no? Sua moglie che ha avuto 60 anni faceva, ah, io sono Angelina Jolie, faceva Angelina Jolie e lui fermo là lo fotografava, e poi niente, ho salutato, io già nelle scale, mi sono sentito chiamare da sua moglie che piangeva come una matta, mi diceva Graziano, era 2 anni che non fotografava, cioè adesso sul balcone, perché loro abitavano vicino a Pavia e dal balcone aveva una vegetazione stupenda, c'erano boschi, c'era un torre, lui era sul balcone a fotografare, era andato sul balcone, lei piangeva e lì si è colato il, come si chiama? Dreamer. Aveva 8 strisce qua, così, di rimmel, e io avevo quella foto lì col mio 20 lì, che è una roba, non l'ho scattata. Cosa mi avrebbero detto? Bravo Graziano, che foto hai fatto. Io dove posso, nelle mie foto, arrivo sino a un certo punto, perché secondo me c'è una parola che si chiama rispetto.